Eccoci in conferenza stampa post partita al Mondiale 82. È appena terminata la partita tra Carpenedolo e Rovato. Siamo qui con il mister del Rovato, Fabio Raineri. Lasciamo spazio alle domande dei giornalisti. Ciao Fabio, quando avevi il buon Alex dalla tua parte ti ha regalato tante gioie, oggi ti ha creato un dispiacere. Sì, sicuramente l'ha vinta lui, nel senso che noi abbiamo fatto, secondo me, una buonissima gara. Purtroppo il calcio non è la box, e quindi i punti nel calcio contano praticamente nulla rispetto a quello che può essere la box. Amareggiato per le tante occasioni che abbiamo avuto, però loro hanno sicuramente il miglior portiere della categoria. Mister, adesso regalo di Brescia oggi. L'espulsione di Roma comunque non ha inciso molto sulla partita perché comunque sia a metà primo tempo che nella ripresa avete creato più voi. Problema purtroppo è che non sono arrivati i gol. Dispiaciuto, ma comunque sei comunque soddisfatto, mister, di questa partita, a prescindere da come è andata. No, perché dovevamo almeno fare un punto. Il mio obiettivo era fare i playoff. Al primo anno di eccellenza io volevo fare i playoff, il mio obiettivo era questo. Se oggi li avessimo fatti anche giocando malissimo, sarebbe andato bene uguale. Abbiamo perso una partita giocando bene, creando 3, 4, 5, 6, 10 occasioni pulite, non siamo stati bravi a fare gol. Contento, no. Aver dentro Roma o averlo fuori è meglio averlo dentro che fuori. Però, mister, tra 7 giorni comunque c'è la sfida con la Soncinese. Anche i risultati di questa giornata hanno comunque permesso a Rovato di restare in lotta per i playoff. Chiaramente, come ho detto prima, settimana prossima c'è da battere la Soncinese e sperare in qualche risultato. Sì, però sei sempre condizionato dallo sperare che qualcosa ti dia una mano da un'altra parte. Noi dobbiamo darcela da soli. Ripeto, oggi dovevamo vincerla per come è stata la partita. Poi, per carità, il calcio ti regala a volte momenti in cui fai bene e non riesci a vincere. Noi obiettivamente oggi abbiamo dimostrato di meritare i 55. Riprendiamo con il nostro mister Sandro Novazzi e lasciamo nuovamente spazio ai giornalisti. Sandro, grande vittoria, 3 punti veramente fondamentali in lotta a salvezza, ma non è ancora finita, mi verrebbe da aggiungere così nel finale. No, non è ancora finita, sicuramente un passo alla volta, una partita alla volta, abbiamo fatto una prestazione importante, siamo stati bravi, siamo stati fortunati, Rinaldini fa parte del Carpegno, quindi è lì per parare, quindi complimenti a Rine, ma a tutta la squadra, perché ripeto, abbiamo affrontato una squadra che ha sempre viaggiato nei playoff, ha fatto tanto periodo, e sa anche prima, quindi una bella vittoria che ci dà forza per andare ad affrontare la Bidizzolese domenica, che è sicuramente una partita decisiva per il nostro campionato. Mister, Eliasso Regalo di Brescia oggi, ti faccio una domanda un po' difficile, a prescindere da come andrà a finire, tu sei comunque soddisfatto o meno di questa stagione? Certo che sono soddisfatto della mia stagione, sicuramente ci sono stagioni dove ci sono difficoltà, ci sono stagioni dove non ci sono difficoltà, ok? Quindi quando uno gioca a calcio o fa calcio per tanti anni ci sono sicuramente dei step che uno deve fare, quindi questo è uno step che fa il Carpenedo, che ha fatto il Carpenedo, quindi l'anno scorso abbiamo viaggiato ai playoff, quest'anno stiamo facendo fatica, ma sono tutte cose che servono a tutti, ai giocatori, agli allenatori, ai dirigenti, alla società per crescere, quindi succede anche questo nel calcio quando alleni o quando giochi, quindi sono soddisfatto sicuramente del campionato e di quello che stiamo facendo perché, ripeto, la squadra è stata costruita con difficoltà, ci siamo rialzati, abbiamo sofferto periodi difficili, quindi i ragazzi hanno ci giochiamo con la possibilità di stare in categoria, è una cosa bellissima in questo momento per il Carpenedolo. Poi chiudo con una domanda. Domenica prossima c'è la sfida in casa del Bedizzole, una partita abbastanza importante perché in caso di vittoria al 90% il Carpenedolo sarebbe salvo. Sì, non abbiamo altre soluzioni, quindi dobbiamo vincere la partita. Adesso non ci voglio pensare, adesso mi godo un attimo la vittoria, andrò a bere una birra con il mio amico Fabri, quindi per rilassarmi un attimo e poi da domani penserò a quella che era la partita di Bedizzole che è sicuramente decisiva, quindi con la possibilità di giocarci l'eccellenza che è una cosa meravigliosa in questo momento. Hai sottolineato il gesto, cioè le parate di Rinaldini, ma credo che anche il gesto tecnico di Jonathan Porro sia da sottolineare, da applaudire.
Ma sì, è stato il collettivo, quindi da estremo difensore all'attaccante, quindi è stata una prestazione importante, tutti siamo stati ordinati, siete bravi, siamo stati attenti, dovevi essere attento con Rovato che è una squadra, ripeto, costruita per stare là davanti, quindi noi avevamo qualche assenza, ma i giocatori, ripeto, in questo momento le assenze contano niente, perché ripeto, ci vuole adesso una forza mentale per affrontare queste partite, quindi mi aspetto ancora una settimana positiva e domenica andremo a battagliare a Bedizzole.